Per questo progetto utilizzeremo la 1-2-3 punch board, per cui vi do le misure della carta in pollici, tradotte però in centimetri. Prima di tutto ci occorre un pezzo di cartoncino da 8 e 3 ottavi per 8 e 3 ottavi. E poi ci occorrono due pezzi di cartoncino di un altro colore oppure dello stesso colore da 7 per 7 pollici. Prendiamo dunque la nostra tavoletta e il primo dei tre fogli. Dunque, seguendo le istruzioni della tavoletta, andiamo ad effettuare dunque la piega a 3 pollici e un mezzo. Dunque, come facciamo sempre con la 1-2-3 punch board, andiamo a ruotare ad allineare la piega fatta a destra con la guida e quindi procediamo così tutto intorno. Ed ecco qui la nostra prima busta. Ovviamente utilizziamo lo strumento per arrotondare anche le puntine rimaste. Procediamo poi con gli altri cartoncini, quelli un pochino più piccoli, che andiamo a segnare sempre a 3 pollici e mezzo. Dunque procediamo a piegare tutto per bene. E possiamo procedere ad incollare tra loro le buste. Come potete vedere, il lato della busta più grande corrisponde perfettamente al lato della busta più piccola e quindi sarà possibile comporle in questo modo per farle coincidere e quindi creare una struttura più ampia. Dunque, con la colla vinilica, ma potete utilizzare anche del biadesivo, incolliamo tra loro le buste. Applichiamo la colla quindi nella linguetta laterale, ci andiamo ad allineare sul retro, alzando la linguetta di quella più grande andiamo ad incollare le due buste facendo coincidere i lati. Per fare questa operazione lasciamo circa 1 o 2 mm tra le due buste. Questo ci aiuterà tantissimo se vogliamo ad esempio riempire l'interno con tanti inserti e arricchire ulteriormente il nostro mini album. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E dunque chiudiamo anche le alette della busta più grande verso quelle più piccoline. Ora per decorare le parti interne ci basterà misurare i rettangoli che si sono formati all'interno. Dunque vi dico già che quello centrale sarà di 16 x 10,8 cm, mentre quelli ai lati saranno due quadrati da 10,8 x 10,8 cm. Per una questione di estetica vado ad arrotondare tutti gli angoli. E dunque possiamo procedere con l'applicazione del rivestimento interno. Dunque facciamo la stessa cosa anche sul retro, con dei cartoncini decorati delle stesse misure di quelli usati all'interno, naturalmente.
Per decorare le parti triangolari facciamo in questo modo. Prima di tutto misuriamo quanto dovrebbero essere lunghe di lato. In questo caso, come vedete, 11 cm sarebbe la misura ideale, mentre per questi qua più piccoli possiamo fissarla a 7,5. Con queste due misure realizzeremo dei quadrati che poi taglieremo a metà e avremo ottenuto quindi il rivestimento delle parti triangolari. Andiamo quindi subito a tagliarli e applicarli. Partiamo da quelli da 11 cm e quindi tagliamo 11, realizziamo quindi un quadrato e poi lo tagliamo a metà lungo la diagonale. In questo modo avremo ottenuto appunto i due triangoli che ci servono. Quindi ne realizziamo 4 per la busta grande centrale e 6 quadrati, quindi 12 triangoli per i lati delle buste più piccole. Ed eccoli i nostri triangolini decorativi. Quindi, per riassumere, questi si ottengono da un quadrato di 11 x 11 cm, mentre questi qua si ottengono dividendo per la diagonale un quadrato di 7,5 x 7,5 cm. Per renderli meno spigolosi, come sempre vado ad arrotondare gli angoli. In questo caso l'angolo in alto lo vado ad arrotondare con il raggio piccolino da 5 mm, mentre tagliamo gli altri angoli, quelli un pochino più stretti, con il corner chomper, usando invece il raggio un po' più grande e allineando il triangolo in questo modo, seguendo appunto l'angolazione dell'attrezzo. E quindi tagliando l'angolo otterremo questa curva. Facciamo lo stesso per tutti gli altri triangoli. Dunque, naturalmente possiamo passare all'applicazione di tutti i rivestimenti sulle parti ancora vuote, sia davanti che dietro. Per la chiusura della nostra busta, che risulterà chiusa in questo modo, realizziamo due fori a circa 5 mm dal bordo dell'aletta superiore e quindi ci creiamo un segno sia a destra che a sinistra e realizziamo questi fori utilizzando la nostra Cropadile con il foro più piccolino. Dunque, a questo punto possiamo inserire i nostri mini fermacampione all'interno, fermando allo stesso tempo una lancetta come questa, che si fermerà dunque esattamente in questo punto per chiudere la nostra busta. Quindi andiamo ad inserire la lancetta e all'interno il fermacampione. Apriamo le alette e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ed ecco qui che la nostra bustina rimarrà perfettamente chiusa. Questa è una struttura molto semplice e che si adatta veramente a tantissimi progetti. Potete personalizzarla come preferite, potete incollare delle foto oppure dei pensieri. È una bellissima idea regalo, ad esempio, per un compleanno. E come ultimo tocco in copertina potrete scrivere una frase oppure, come nel mio caso, inserirò un piccolo fiocchetto creato col cartoncino argento e una fustella per fiocchetti che vi metto sempre nelle info del video. Ed ecco che l'album è terminato, sembra a prima vista una vera e propria bustina. Trovate questo mini album in vendita sul mio shop a un prezzo scontato.